Speriamo che almeno da questo punto di vista la chiarezza venga fatta al più presto. E adesso torniamo con il nostro Ciro Di Maio. Quindi Ciro, tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 24, 25 anni. A maggio. Complimenti, quindi successo. Come cambia la vita di un ragazzo, di un giovane che insomma fa Caramba, giustamente con Raffaella Carrà, con tutti i nostri amici, e ottiene questo grande successo? Che succede? Come te ne sei accorto? Le ragazze, che cosa, sì, gli amici? È stato un po' strano perché insomma nella vita quotidiana all'improvviso è successo, appunto, ho cominciato il programma e un giorno camminando per strada al centro c'era una scolaresca, credo di Pescara, non ricordo bene. Tu eri a Roma? Io ero a Roma, sì, al centro. Un assalto proprio. Da un giorno all'altro? Da un giorno all'altro. Sapevano il mio nome, cioè... E poi mi ricordo che mi hanno chiesto il primo autografo e io ho risposto, scusa, ma che te ne fai? Cioè, proprio così, dicevo, ma che se ne fa del mio autografo? Poi, vabbè, naturalmente, poi di lì è stato bello all'inizio, poi capisci che comunque è tutto frutto comunque di questa immagine che ti dà la televisione, non ti monti la testa. E poi c'è Raffaella che ci tiene sempre. Lo so che Raffaella dice sempre, non montatevi la testa. Senti, ma per quanto riguarda, e per quanto riguarda invece la vita privata, questo successo, ti ha giovato o in qualche modo ti ha creato qualche problema? Ma nei confronti della famiglia mi ha giovato, perché io sono andato via di casa a 21 anni e i tuoi erano un po' preoccupati, magari. Sì, perché insomma non hanno capito neanche il perché. Io volevo comunque trovare una nuova strada e sono venuto a Roma. Però quando poi hanno visto che comunque qualcosa è successo, hanno detto allora c'è stato finalmente... Aveva ragione Ciro. Ciro è un bravo ragazzo, ecco. Invece per quanto riguarda il resto è stato un po'... Ecco, appunto, il capitolo amore. Il capitolo amore. Che è successo lì? Che succede? Luogo comune, lo dicono tutti, è la verità. Io non ci credevo, però comincio a fare una carriera del genere e la persona che ti sta vicino comincia a delusirsi. Ah, e quindi... Ed è finita la storia. Oh, mamma. Sì. Ma non aveva motivo o aveva motivo, Ciro? No, ma non aveva motivo. Non aveva motivo. Dicono sempre così. Si dice sempre così. Vabbè. Questo però ci dispiace. Comunque, adesso poi Ciro ci dirà altre cose di sé. Noi naturalmente ci permettiamo un po' di scherzare, ma il clima è questo. Adesso, e qualche volta facciamo anche delle cose serie, come quando siamo andati a Milano qualche giorno fa per partecipare a un bellissimo concerto che Antonella Ruggero ha voluto regalare ad Attive Come Prima, l'associazione di Ada Burrone, che si occupa in maniera molto, molto positiva delle donne ammalate di cancro al seno. Da Milano, Silvi Rosa.